Richiestomi dal mitico Dario Moccia per un capolavoro dell'animazione 1992 di Miyazaki, per appunto Porco Rosso, che narra le gesta di questo pilota trasformato per una maledizione in un maiale dal nome Marco, italiano, che il periodo è tra le due guerre mondiali ambientato, che è praticamente una specie di pilota pirata che combatte i pirati appunto nel mare Adriatico. Questi pirati a un certo punto decidono di sconfiggerlo prendendo carte su un pilota americano per farlo fuori. Il film è meraviglioso, quello che colpisce un'altra volta è che qui Miyazaki, a differenza per esempio della Principessa Mononoke e di alcuni suoi film precedenti dove la grandeur la faceva da padrone, qui l'animazione, secondo me il taglio, le musiche sono molto più sottotono volutamente, proprio perché raccontavano una storia che è sì fantasia ma che in realtà riporta secondo me moltissimi temi Kami Miyazaki attraverso però uno sguardo che sembrerebbe leggero ma che tutt'altro lo è. Il primo è sull'anarchia totale socialista del suo protagonista, questo uomo con le sembianze di porco che combatte ogni tipo di omologazione, che comunque è appunto siamo nel 1900, negli anni 20-30 è chiaramente cattivissimo verso tutte le dittature, specialmente quella fascista. Infatti la battuta di punta è che io adoro, è meglio porco che fascista. Miyazaki ama l'Italia di quel periodo e non è un caso che infatti il nostro Marco ami volare sull'Italia, parlare con le donne in vesti, però quest'Italia così bella, così piena di arte, piena di gente allegra e tutto il resto, in realtà però è la stessa che ha al suo interno quel mostro enorme che è il fascismo, e Miyazaki qui lo combatte. Naturalmente c'è il suo modo fanciullesco di fare le cose, abbiamo il suo tipo di ironia, il film può sembrare leggero ma non è vero, è un film molto intelligente che fa intuire un'altra volta come lo spirito umano abbia bisogno di libertà, abbia bisogno di idee proprie, di non essere assolutamente inquadrato dentro uno schema, specialmente dittatoriale come quello orribile fascista che giustamente Miyazaki aborre fino alla morte. E Porco Rosso è un film splendido, un ritmo eccezionale, dei dialoghi eccellenti, una regia fantastica, un design eccezionale per un film storico che è un capolavoro per me, come quasi tutti quelli di Miyazaki. Ora verranno fuori le storie dicendo che Miyazaki è una pippa e che io sparo cazzate, ma per me Miyazaki è un genio, resta un genio, ha creato un suo modo di fare cinema, e questo Porco Rosso del 1992 è veramente un capolavoro incredibile, un film indimenticabile del quale dovete tutti avere una copia. Ringrazio Dario Nel Moccia per avermene fatto parlare anche se solo per un minuto, perché questo film è un film che parla di pace, di amore, di libertà, anche attraverso il volo e attraverso gli aeroplani, che sono un'altra fissa appunto del nostro Miyazaki, che poi si alza il vento, porterà a completa definizione. Detto questo, se vi posso dire di più di Porco Rosso, guardatelo, è un capolavoro, è di Miyazaki e oltretutto, oltre a consigliarvelo Federico Frusciante, è richiesto dal grandissimo Darione Moccia.